RTCB, la radio di RaiBobbo.it e tutto il calcioblog.it. Eccoci rientrati in diretta. Abbiamo parlato molto della categoria altri sport col precedente intervento di Manuel Codignoni. Oggi vi presentiamo invece un ospite che abbiamo conosciuto tramite altri lidi, con cui tirare un po' le somme di quello che è stato il campionato di Serie A e quello di Serie B della stagione che ormai si è conclusa qualche settimana fa, e magari guardando un po' al futuro. Do il benvenuto in trasmissione a Paolo Lenisa. Buonasera Paolo. Buonasera Massimo, è un piacere sentirti. Allora, innanzitutto raccontiamo chi è Paolo Lenisa. Allora, io l'ho conosciuto quando era preparatore dei portieri, se ricordo bene, giusto? Correggimi se sbaglio. Il periodo era quello del Palermo di Tedino, la prima volta ci siamo sentiti. Sì, esatto, 2017-2019, poi il Palermo fece una fine ingloriosa, fallì, poi è rinato, ha fatto la Serie D e adesso è stato promosso in Serie C. Volevo ricordare anche precedentemente, 2 anni precedenti a Palermo, l'esperienza molto importante a Pordenone, 2 anni di Lega Pro, con annessi finali playoff, una della quale ancora tutti parlano, quella col famosa semifinale col Parma, dove fummo derubati di una finale importante. Poi gli anni hanno dato ragione, fra virgolette, al Parma sulla lista ducale, perché si è confermato ad alti livelli, sta facendo anche dei buoni campionati e con alle spalle una società molto importante. Penso peraltro che nel proseguo della nostra serata parleremo anche del Pordenone, sì, che merita sicuramente menzione. Eh sì, assolutamente sì, qui ne parleremo più tardi quando apriremo la nostra finestra sulla Serie B. Tra l'altro, io l'ultima volta ci siamo sentiti, Paolo, mi avevi promesso degli scoop non indifferenti sul Palermo appena sarebbe finito il tuo contratto. Ora che è finito magari poi spifferiamo qualcosa, però cominciamo dalla Serie A intanto. Ho un po' di domande che vengono soprattutto dalla passione dei nostri ascoltatori e ti chiedo subito un parere, giusto perché mettiamo la carne sul fuoco subito: cosa ne pensi di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus? Beh, sicuramente è una cosa molto interessante, anche se è un po' anticipata sui tempi. Evidentemente la stagione di Sarri è stata relativamente buona. Dicono tutti che abbia fatto il minimo sindacale vincendo il campionato, in effetti secondo me è così, però il vero banco di prova era l'Europa, era la Champions League, e lì purtroppo, qui devo fare un discorso un po' più ampio, si è rivelato una lacuna molto molto grave, profonda del calcio italiano. La Juventus, che è la squadra di vetta del calcio italiano, ha faticato moltissimo nelle 2 gare contro una squadra buona, con buona individualità, tatticamente interessante, però non di altissimo livello. Se si andava a giocare con il Manchester o Bayern o Real Madrid, che fine faceva la Juventus? Chiediamoci anche questo. Quindi penso che Andrea Pirlo sia la soluzione ideale per la società bianconera, perché è un ragazzo che conosce l'ambiente, conosce gli agnelli, conosce lo spogliatoio, i giocatori. Chiaramente dovrà confermare dalla panchina tutto quello di buono che ha fatto negli anni in campo da regista, però penso che sia una soluzione relativamente azzardata. Verrà molto aiutato anche dai senatori, dai vari Chiellini, Bollucci, Buffon, verrà protetto dalla società, quello che non ha potuto fare Sarri, perché in fin dei conti Sarri è sempre stato visto come un oggetto estraneo alla causa della Juventus, perché è una persona troppo diversa moralmente dalle sinergie e da quello che succede in casa bianconera. Poi non ha mai potuto fare il suo gioco, in realtà, perché Sarri ha bisogno di determinati giocatori per fare il suo gioco, e gli si è trovato una squadra fatta con dei senatori e dei giocatori molto importanti. A Ronaldo non puoi
sicuramente imporre certe situazioni tattiche a Dybala nemmeno, a Higuaín nemmeno, a Pjanic non ne parliamo nemmeno, quindi lui ha provato, ma alla fine dei conti sono sicuro che farà molto meglio in altre società meno blasonate, ma che gli permetteranno di lavorare in un certo modo. Anche alla luce della tua esperienza ti porto, prima di tornare un attimo su Pirlo, un'affermazione che fece il buon Nedved, penso 12 mesi fa, quando decidendo per la risoluzione consensuale del contratto con Allegri, disse che la Juve non doveva limitarsi a vincere, doveva vincere mostrando del bel gioco. Ora passeremo oltre alla questione del gioco di Sarri, perché hai appena risposto. Ti faccio una domanda. Agnelli forse meno, però ci sono alcuni dirigenti della Juventus che secondo me sono compartecipi della scelta di Sarri la stagione scorsa. Perché pagano solo gli allenatori e magari non qualche vertice? Ma perché nel calcio è sempre stato così. Comunque leggevo proprio poc'anzi di collegarmi con te che anche Paratici è sulla graticola, probabilmente potrebbe essere sostituito o coadiuvato da Cherubini, che è il suo braccio destro, che portò lui a suo tempo la Juventus. Vedi, probabilmente l'avvicinamento di Allegri è molto diverso da quello di Sarri. Lì c'era un po' di usura mentale, di usura proprio fisiologica negli anni che si era venuta a creare. La Juventus voleva provare anche, come giustamente hai detto te, a vincere anche sul piano del gioco. Però per far questo, primo devi prendere i giocatori compatibili al gioco dell'allenatore. Secondo, devi avere un po' di pazienza. Poi qualche errorino l'ha fatto anche in sede di mercato la Juventus, perché per esempio dar via Mandzukic, che è un giocatore polivalente, che poteva fare più ruoli e che ha dimostrato moltissimo negli anni passati, negli anni di Allegri, è stato un errore, secondo me. Avrebbe fatto molto comodo a Sarri, e mi risulta che sia stato ceduto per fare plusvalenza. Quindi tornando alla domanda tua di origine, nel calcio sempre, raramente i direttori sportivi o i dirigenti pagano, se non in rare occasioni. L'allenatore è il capro espiatorio più facile da colpire, e spesso, e questo te lo dico per esperienza vissuta, i giocatori ci mettono anche del loro, perché basta una loro parola e sono molto ascoltati i giocatori dai dirigenti, dai presidenti, perché pesano spesso per l'esonero dei allenatori, preparatori atletici e quant'altro. Ho capito. Chiudo la parentesi Juventus prima di parlare d'altro. L'altro giorno su Sky, Capello, che secondo me di calcio ne capisce, Fabio Capello l'allenatore, diceva: guarda, io ho avuto l'anno scorso Andrea Pirlo come vicino di posto, perché anch'esso era opinionista di Sky, gran bella idea di calcio, secondo me forse un pochino troppo ortodossa, e conoscendo il campionato italiano la cosa mi preoccupa. In generale, indipendentemente da quella che può essere l'idea di Pirlo, ho come l'impressione che si sia un po' persi l'abitudine dell'allenatore, quello con esperienza. A me viene in mente Nedo Sonetti, cioè una figura di quella che quando non sapevi chi chiamare chiamavi lui, e si punti un pochino troppo su questo rischio. Perché il calcio è arrivato a rischiare? Barcellona, a Real Madrid ci sono riusciti con a Madrid con Zidane, al Barcellona ci vogliono provare con Xavi, Pirlo alla Juve è la mancanza di idee, o volevano usare in un calcio che invece mi sembrava un pochino troppo imbacchettato? Ma Massimo, io vado un attimo a farti un discorso diverso. Secondo me è facile affidarsi a un ex giocatore, specialmente con trascorsi importanti come possono essere quelli di Pirlo. Spesso può andar bene, molte altre volte non va bene. Se tu guardi ultimamente Gattuso, Grosso, Oddo, ce n'è tantissimi altri ex giocatori molto importanti, che Mancini a suo tempo partì già dalla Serie A, non so se ti ricordi. È facile, è una strada più facile
piuttosto che prendere un allenatore che ha fatto la gavetta, che ha fatto tutte le serie o quasi tutte le serie, capisci? Perché è un sinonimo di sicurezza. È un po' lo specchio, secondo me, anche del mondo nel quale viviamo. C'è molto apparire e poca sostanza dietro, capisci? Chiaramente Pirlo, dalla sua l'esperienza di tanti anni di giocatore altissimo livello, si è confrontato con allenatori importanti, dai quali sicuramente ha tratto degli insegnamenti e delle esperienze, quindi parte già da un ottimo livello. Però alla fine dei conti quello che conta è creare l'ambiente, la serenità della squadra, avere la fiducia della dirigenza, della società. Quindi penso che da quel punto di vista sia avvantaggiato. Poi anche la credibilità è molto importante. Credo che una cosa detta da Pirlo in spogliatoio sia più presa con più credibilità che una cosa detta da... Faccio un esempio di un allenatore che ho seguito in questi giorni, che ha fatto un po' di polemica sulla scelta di Pirlo, da Pochesci in spogliatoio, per dire, no? Perché Pochesci non ha un palmarès importante, anche se è un buon allenatore. Pirlo è stato un giocatore importante, sicuramente, se va a dire qualcosa negli spogliatoi, dal punto di vista tattico, ha molta credibilità. Che poi sia attuabile o meno il discorso che fa Pirlo, al di là di quello che fa Pochesci o chi per lui, questo poi è da vedere in campo, capisci? Concordo in pieno. Faccio un attimo un passo indietro, riprendiamo le fila del campionato di Serie A. Innanzitutto, come ritieni questa conclusione di campionato? Mi spiego, non ci fossimo fermati, sarebbe finita allo stesso modo, magari in modalità diverse, e soprattutto quanto si può andare avanti con un calcio di A e di B in queste condizioni, con stadi vuoti e situazioni particolarmente al limite? Ma penso che forse la Lazio avrebbe fatto qualcosa in più, anche se alla fine avrebbe vinto sempre la Juventus. La Lazio era in un ottimo momento, probabilmente andando a soffiare sul collo della Juventus avrebbe messo della pressione, la Juventus sarebbe anche stata impegnata nelle coppe europee, quindi sicuramente poteva succedere qualcosa di diverso. Dietro non c'era gara, perché veramente le due che sono retrocesse, Lecce e Brescia, erano staccate proprio a livello siderale. Vedi caso, quelle che vengono dalla B di solito hanno sempre grossi problemi, salvo rari casi. E riguardo alla tua domanda degli stadi, quanto andiamo avanti? Questo non è calcio, sicuramente è un calcio asettico, un calcio dove il pubblico, nel quale il pubblico è troppo importante, come si fa a giocare negli stadi vuoti? Chiaramente dobbiamo fare il conto con quello che è successo. Penso che una soluzione buona potrebbe essere quella di far arrivare il pubblico su uno stadio di 40.000 persone, che so, almeno dai 10 ai 15.000 con i giusti distanziamenti, però non possiamo andare avanti tanto in questa situazione, anche per motivi economici sicuramente. E poi questo si ripercuote anche sulle serie minori, non so cosa succederà nei campionati dilettantistici, il pubblico potrà andare, non potrà andare, è tutta una grossissima incognita. Sì, concordo in pieno. Ti faccio un'ultima domanda relativa alla Serie A: come giudichi la prestazione invece dell'Inter di Conte, indipendentemente da come andrà poi a finire l'Europa League, e quanti soldi ti giochi sulla permanenza di Antonio a Milano? L'Inter, Conte principalmente, non può lamentarsi, ha fatto un buon campionato, è finito a un punto, anche se potevano essere di più i punti, perché la Juve ultimamente, una volta che ha conquistato lo scudetto, ha mollato letteralmente. È un buon campionato, ha bisogno di
di qualcosa per sistemare la squadra, sicuramente, però c'ha davanti un'anima, fra virgolette, non indifferente, dove a questo gli butti la palla davanti, sto parlando di Lukaku, e questo si arrangia, veramente si arrangia, è uno di quei giocatori, capisco perché, e perché Conte l'ha voluto fortemente all'Inter. Penso che Conte alla fine dei conti resterà, anche perché è pagato profumatamente, e di questi tempi non so quale altra società possa sborsare l'ingaggio che sborsa l'Inter a Conte. Ho visto anche a livello di gioco, Conte sta provando a cercare di far giocare un po' più la squadra, con partenza dal basso, costruzione dal basso, dal portiere, però ha grosse difficoltà, quindi sicuramente avrebbe bisogno di un playmaker importante, per quello stanno lavorando con Tonali del Brescia, però dico anche, se tu davanti hai Lukaku che spalla la porta avversaria, è un fenomeno, tiene la palla, fa salire la squadra, quando parte è inarrestabile, c'hai Martinez che è uno che si infila bene da tutte le parti, tante volte è inutile anche cercare di fare tanto gioco. Ho seguito anche molto il Napoli che sta giocando bene, a mio parere Gattuso è stato molto bravo. Ecco, quella è una squadra che mi piace quando imposta dal basso, perché ogni tanto fa qualche svarione che gli può costare anche caro, però ha buoni palleggiatori e riesce sempre a uscire dalle situazioni difficili con il gioco. Adesso un po' la modernità del calcio è questa, si cerca di impostare il gioco dal basso, di accentrarlo molto, sono mode, secondo me magari fra un po' di anni si tornerà al lancio lungo, ai cross, alle ali. Il calcio è questo, cambia come cambia la vita e la quotidianità. Parlavamo prima di Serie B e affrontiamo subito la questione. Nella gara d'andata del playoff promozione, il Pordenone è addirittura andato a vincere, semifinale scusate, è andata del playoff promozione, il Pordenone è andato a vincere addirittura in quel di Frosinone. Il rischio è addirittura che si possa vedere una finale da partire dalla prossima settimana tra Chievo e Pordenone, anche se lo Spezia secondo me darà filo da torcere. La domanda che ti faccio è, innanzitutto, come una squadra che 2 anni fa era in Lega Pro riesce nell'impresa di addirittura sfiorare, se non arrivare in Serie A? E sono io sognatore o a me piace, io tifo Pordenone perché fa parte del Chievo di una volta, cioè di quelle squadre che sono un po' le cenerentole che poi riescono ad arrivare al gran ballo. In generale, c'è spazio per un progetto come quello di Pordenone in Serie A? Chi avrebbe mai detto che il Pordenone potesse arrivare a giocarsi la Serie A? Quest'anno erano partiti col fatto di salvarsi, giustamente. Poi il campionato ha parlato in maniera diversa. Sicuramente la società è intelligente e lungimirante, perché già io l'ho vissuta due anni 2015-2017, abbiamo fatto grandissime cose con un gruppo di giocatori molto molto intelligenti, molto molto affidabili, e qualcuno di questi è ancora rimasto lì, e sono un po' lo zoccolo duro, vedi Murray, Semenzato, Strizzolo, Misuraca per esempio anche, quindi questi sono ragazzi molto molto bravi. In Serie B diciamo che il livello, io l'ho vissuto 2 anni col Palermo, non è eccelso, questo lo posso affermare. Vedi, ricollegandoci a quello che dicevamo prima, che il fatto che le squadre che vanno su, se non si adeguano, se non rinforzano adeguatamente, fanno una brutta fine. E il Pordenone è fatto da persone ambiziose, e quando dico ambiziose dico in modo intelligente, il presidente Lovisa è molto molto intelligente.
E sicuramente il fatto di giocarsi la Serie A è una cosa importante. Io guardo anche un po' più avanti e sono molto fiducioso, attenzione, perché può succedere, si può fare, credo. Il problema sarà se fosse Serie A, dove si va a giocare? Da Udine sono stati sfrattati, Trieste sta facendo un grosso piacere al Pordenone dal punto di vista calcistico, prestandogli, fra virgolette, lo stadio. Però questo resta un problema molto importante, quello dello stadio. Io ti dico che giocare sempre in trasferta, vabbè, in questo momento non c'è pubblico, quindi è relativo, lo senti relativamente, però a livello di spostamenti, di pullman, di logistica è pesante giocare sempre in trasferta. Però io sono fiducioso. Io penso peraltro che se dovesse succedere quello che speriamo tutti, dovrà agire sul mercato in maniera importante. Però sai, ormai il mondo e il calcio veramente è cambiato. Abbiamo visto in questi ultimi anni società tipo il Crotone, lo stesso Chievo, che rappresentano città relativamente grandi, che hanno fatto balzi importanti nel calcio. Quindi vedremo. Può succedere sicuramente. Ricordiamo che tra l'altro c'era, se non mi ricordo male, uno stanziamento da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per uno stadio che però non penso fosse lo stadio di Pordenone, forse quello di Fontana Fredda, per tentare. No, esatto, hanno stanziato 600-700 mila euro per sistemare lo stadio di Fontana Fredda, però io so che non andranno a Fontana Fredda e hanno parlato con Lignano in caso di Serie B, con lo stadio Tegil di Lignano, e questi fondi saranno destinati a Lignano. Se sarà Serie B, ripeto, il problema, fra virgolette, sarebbe la Serie A. Dove vanno a giocare? Secondo me a Trieste, quasi sicuramente. Deve andare a Trieste o Udine. In regione cosa c'è di altro, di importante? Niente. Non c'è altro. Niente, c'è da sottolineare che se si è visto l'Uomo Bonotenni di Treviso fare la Serie A con una deroga tanti anni fa, probabilmente qualsiasi stadio vale, ma questa è una polemica personale. Ma il problema del Bottecchia non è... è del campo, le misure del campo. Anche noi quando giocavamo in Serie C Lega Pro avevamo avuto le deroghe per le misure, perché il campo è corto e stretto, capisci? E non è possibile allargarlo, questo è il problema. Era relativo il problema delle tribune. Sì, il problema sì. Era le misure del campo, quindi... Siamo arrivati al momento cardine, mi avevi promesso qualche curiosità in più. Che esperienza è stata la tua a Palermo? Era il Palermo di Zamparini, una figura di cui non sento tanto la mancanza, premetto. Sì, beh, guarda, noi arrivamo a Palermo nell'estate 2017, dopo il ritiro, e dopo 3 giorni la finanza andò a casa di Zamparini, quindi già lì partimmo col piede sbagliato. Poi queste erano faccende private, faccende delle sue aziende. Io dal punto di vista calcistico ti posso dire che Zamparini non si è dimostrato una persona molto intelligente. Perché dico questo? Perché a Palermo, col bacino di utenza che aveva, lo stadio che aveva, la passione che aveva e che c'è tuttora, questo dirigente, questo presidente avrebbe potuto fare quello che voleva, avrebbe potuto fare la Serie A nella parte sinistra della classifica, ma anche di più, hai capito? Nel senso, a livello di qualificazione in Coppa UEFA o anche qualcosa di più, spendendo molto meno di quello che ha speso, affidandosi a persone sane. Quando dico sane, dico dirigenti che non approfittassero della sua situazione economica esorbitante, perché questo veramente era una potenza dal punto di vista economico, e questi qui andavano lì a lavorare in un modo da portare a casa più soldi possibile. Questo perché anche?
Perché questo si era fatto la nomea di mangia allenatori, mangia dirigenti, brucia direttori sportivi, per cui uno andava lì, questo gli prometteva e gli dava peste e corna, si facevano fare contratti altisonanti e poi, anche se lo mandavano via, non gli interessava niente. Se lui si fosse affidato a gente più intelligente, più sana, ti ripeto, pur facendo un mucchio di plusvalenze, avrebbe fatto la Serie A guadagnandoci, anche perché è importante anche quello, e sarebbe ancora lì. Io mi ricordo alla vigilia della quart'ultima di campionato di Serie B, eravamo a un punto dalla promozione, siamo andati a Venezia a giocare e abbiamo perso malamente, venendo da una settimana orribile, perché questo presidente aveva imposto al nostro allenatore una figura tal che Maconi, che forse tu conoscerai, è quello che andava alla Domenica Sportiva, che faceva il tattico, sì, sì. Che doveva praticamente dare una mano al nostro allenatore. Ma dare una mano di che? Questo qua è arrivato e faceva allenamento lui. I giocatori cosa possono aver pensato di questa situazione? L'allenatore è stato sfiduciato completamente. Infatti andiamo a Venezia e facciamo una figura pessima. A tre giornate, comunque a un punto dalla promozione, tu esoneri l'allenatore. È una roba pazzesca. Dopo aver fatto questa porcheria in settimana, capisci? Ma questa è solo l'ultima, io ti dico, anche l'esonero del direttore sportivo Lupo, del preparatore atletico, perché un giocatore gli ha detto che avevano le gambe legnose, cioè cose inverosimili, Massimo, veramente. E qui ho capito che il calcio sano che fino a qualche anno prima avevo vissuto è un calcio malato, e ne ho la conferma in questi anni, in queste, e leggendo e vedendo e sapendo anche certe situazioni, perché quando poi sei nel giro ti vengono a raccontare, sai, conosci, quindi purtroppo più su vai e più ci sono situazioni nelle quali tutti fanno i loro interessi, guardano il loro orticello e fanno di tutto per portare a casa economicamente più possibile. La passione non c'è più. Io ho visto anche giocatori, ti ripeto, che secondo me non potevano giocare in Serie B, o addirittura certi adesso non giocano anche in Serie A, capisci? Cioè robe veramente incredibili, robe veramente. Ho visto dei ragazzi molto più bravi e interessanti nei dilettanti, in Serie B, in eccellenza, per dirti, capisci? Credimi. Ho capito, quindi ecco. Tu mi stai... Noi attraverso questa trasmissione spesso decantiamo anche il calcio che fu, partendo dall'esperienza di tutto il calcio minuto per minuto, quando magari le cose erano... ancora avevano cominciato già a rovinarsi una ventina d'anni fa, una trentina d'anni fa, quando ascoltiamo le nostre registrazioni, però forse era un calcio più genuino. Perché un ragazzo dovrebbe mettersi secondo te a giocare a calcio, se poi mi racconti che il calcio è questo, o magari provare la carriera dell'allenatore o del preparatore? Intanto sono sempre meno quelli che vanno a calcio. Negli anni io ho allenato e alleno, quindi so, vedo, sono sempre meno, molti preferiscono altri sport. Quelli che vanno perché c'è sempre l'effetto dell'immagine di Ronaldo, di Messi, di questo mondo dorato pieno di vuoto, anche in un certo senso. Un mondo fatto dall'apparire, capisci? Quindi da questo punto di vista c'è anche molta carenza di reclutamento, diciamo. Però la passione è sempre quella. Quando tu vai in un campetto di periferia, in un oratorio, per quei pochi che sono rimasti, però, e c'è un pallone che gira, c'è poco da fare. Le squadre le fai subito, il fallo scatta sempre, la spinta, c'è sempre l'agonismo, c'è sempre il gol che dà quel brivido, quindi c'è sempre la parata del portiere che ti smorza l'urlo in gola, quindi la passione c'è sempre, specialmente per noi che abbiamo fatto anni
quegli anni buoni, quegli anni sani, chiamiamoli così. Adesso io guardo spesso il calcio in TV, guardo anche le partite quando dal vivo, quando era a suo tempo, però non è più calcio. Quanti, adesso vedi anche in area di rigore, non puoi più far niente, cioè cosa fai? Ti appoggi a uno e calcio di rigore, hai una mano, hai un braccio attaccato al corpo, l'altro se bravo ti calcia la palla addosso e rigore. Ma che calcio è questo? Ma che roba è? Ma com'è possibile? È una roba incredibile, dai. Vabbè. Non si può andare avanti così. Sì, effettivamente sono osservazioni che col tempo ci siamo portati dietro e che dovremmo analizzare con maggiore attenzione. Ti abbiamo occupato fin troppo tempo. Io ringrazio per la splendida chiacchierata Paolo Nenisa, che con l'inizio della nuova stagione, noi poi riporteremo, speriamo ad ottobre, avremo magari occasione di riascoltare quella che è un'analisi molto attenta e anche forse un po' fuori dagli schemi di quello che è il mondo del pallone, che in me gira sempre peggio. Volevo anche dirti, appunto, fuori dagli schemi, è anche giusto ogni tanto andare oltre, perché vedi nel calcio tutti omologati, tutti dicono le frasi di circostanza, raramente trovi una persona che dice le cose come stanno, e invece è ora anche di dirle in maniera educata, ma si possono dire, perché se no si va avanti sempre con questo mondo piatto, questo mondo nel quale lavorano gli amici, gli amici degli amici, le competenze non ci sono più, la professionalità non c'è più, e quindi come fai a far crescere i giocatori, i giovani? La crisi del calcio italiano è dovuta a questa. Io ho conosciuto negli anni direttori sportivi di vecchia data, di vecchio stampo, e ho capito perché il calcio italiano era caduto nel baratro, perché questi se ne fregavano, volevano solo il loro tornaconto economico, capisci? Solo farsi gli affari propri, non conoscevano nessun giocatore, nessuna situazione, proprio. Come fai a lavorare se conosci il materiale col quale devi lavorare? Effettivamente sì, queste sono osservazioni che ci piaceva per dare anche un'analisi diversa rispetto magari all'analisi da Gazzetta dello Sport, come è abitudine a chiamarla da parte mia. Io ringrazio Paolo Nenisa di essere stato nostro ospite, avremo sinceramente il piacere di averti ospite più avanti quando torneremo con questa trasmissione. Intanto ti auguriamo buona serata. Grazie a voi, buonasera a tutti. Noi ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco. RTCB Show, il talk.